Superbonus del 110% e sostituzione dei pavimenti nella propria abitazione. Molto spesso i clienti mi chiedono se la sostituzione dei pavimenti del loro appartamento o della loro abitazione rientra tra quegli interventi agevolabili con il superbonus 110%. La risposta è ni, o meglio sì, ma solo in alcuni casi molto particolari. Per cui ho deciso di fare questo video per dare una risposta unica a tutti quei miei clienti che mi hanno posto una domanda in quest'ambito. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina e attiva le notifiche in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Ora cominciamo col dire che la sostituzione dei pavimenti nella propria abitazione, quindi in un'abitazione privata, costituisce un intervento di manutenzione ordinaria. Intervento di manutenzione ordinaria non gode di nessun tipo di incentivo statale, che sia super bonus 110% oppure bonus ristrutturazioni. Ricordiamo che per poter godere del bonus ristrutturazioni, ad esempio, bisogna eseguire degli interventi o di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. L'unico modo in cui la sostituzione di una pavimentazione possa godere di un incentivo statale è quello di far rientrare la sostituzione della pavimentazione in un intervento, tra virgolette, più complesso, per cui si può accedere al bonus ristrutturazioni, per esempio. Chiaramente, se la sostituzione della pavimentazione anziché su un'abitazione privata avviene su, ad esempio, le parti comuni di un condominio oppure le proprietà comuni condominiali, come ad esempio l'alloggio del custode, in quel caso è possibile beneficiare dei bonus, degli incentivi statali, anche semplicemente con la sostituzione della pavimentazione. Ma torniamo a quella che era la domanda originaria, cioè quando la sostituzione dei pavimenti di un'abitazione può godere del superbonus, quindi delle detrazioni fiscali del 110%. Allora, il primo caso, molto semplice, molto chiaro, è quando si vuole accedere al superbonus lato sisma bonus, e quindi lato miglioramento del comportamento sismico degli edifici, demolendo e ricostruendo completamente un edificio. È chiaro che se io demolisco e ricostruisco, devo necessariamente anche rifare tutta la pavimentazione, ma questo è ovvio, e quindi in quel caso è abbastanza naturale e scontato che si possa beneficiare anche per quel tipo di intervento del bonus del 110%. Un altro caso è quando si vuole accedere al superbonus, sempre lato sisma bonus, e l'intervento necessario per migliorare il comportamento sismico dell'edificio è quello di intervenire localmente sui solai. Dovendo intervenire sui solai, presumibilmente bisognerà smantellare la pavimentazione e quindi quella dovrà poi essere ripristinata, dovrà quindi poi essere fatta una nuova pavimentazione. Quindi, laddove la sostituzione della pavimentazione è necessaria per eseguire un intervento di miglioramento sismico dell'edificio, è chiaro che in quel caso la sostituzione della pavimentazione è un intervento detraibile, cioè per cui si può accedere al superbonus del 110%. Ma anche lato ecobonus è possibile sostituire la pavimentazione beneficiando degli incentivi statali del 110%. Quando si decide di intervenire sull'impianto termico e andando a sostituire oppure a installare ex novo un impianto di riscaldamento a pavimento e quindi laddove è necessario, per esempio, sostituire la pavimentazione a pavimento, i riscaldamenti a pavimento. In quel caso è chiaro che dovendo sostituire l'impianto radiante a pavimento oppure installarne uno nuovo, è necessario rimuovere la pavimentazione presente e bisognerà installare dei pavimenti nuovi. In quel caso l'intervento è detraibile perché l'intervento necessario, che si rende necessario, che è l'intervento sull'impianto termico,
rappresenta uno di quegli interventi per cui si può e che determinano un miglioramento nel comportamento energetico dell'appartamento o dell'abitazione che rientrano tra gli interventi detraibili al 110%. Nel caso di un appartamento posto in un condominio si tratterà di un intervento trainato, laddove invece si tratta di un intervento su l'impianto di riscaldamento di un'abitazione autonoma, quindi di una villetta o di un'abitazione unifamiliare, quello sarà un intervento trainante. In ambedue i casi si tratta di interventi per cui si può beneficiare del superbonus 110%, poiché per eseguire quel tipo di intervento è necessario rimuovere la pavimentazione, il rifacimento della nuova pavimentazione, anche quello può essere portata in detrazione al 110% oppure beneficiata attraverso le forme già previste di cui ampiamente discusso nei precedenti video, sconto in fattura, cessione del credito. Comunque è un intervento incentivabile. Ecco, questi sono i casi in cui è possibile sostituire il pavimento della propria abitazione beneficiando degli incentivi statali del superbonus al 110%. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace. Se hai dei commenti, postali qui sotto, ti risponderò nel più breve tempo possibile. Iscriviti, come detto, al canale YouTube per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video e seguimi anche sulla pagina Facebook.